Hai capito quello che ti ho detto, idiota disonesto? No, cosa stavi dicendo, pezzo di mariolo che non sei altro? Ah, io sarei un mariolo. Io sarei un mariolo, ma sentite da quale altare mi deve venire la predica. Ma che cosa stavi dicendo che non ti ho capito? Stavo dicendo che c'è gente a questo mondo che dovrebbe essere dotata di ben altro spirito e invece sono ancora al livello delle scimmie. Ma che dici? Non ti capisco. Ecco. Per esempio, uno di questi sei proprio tu. Ah, io? Tu? Io sarei a livello delle scimmie. Sì, proprio tu, stupido bestione. E spiegati chiaro e tondo, cosa vorresti dire? Ma che cosa ti devo spiegare? Cosa vuoi che ti spieghi a te che non capisci niente? Spiegare. E questo chi? Sembra un tipo davvero stranonato. Che dici, gli diamo una ripassatina? E proviamo. Salve! Scusino, signori, hanno visto passare un angelo? Un angelo? Sì. No, veramente no. Tu hai visto per caso passare un angelo? Veramente no. Sono passati di qua diversi poveri diavoli, una coppia di ubriachi, un questorino, ma stasera niente angeli. Ma avevate un appuntamento? Dovevate passare di qua? È da tanto che lo aspetto, so che prima o poi dovrebbe passare. Ah, ma è un angelo o un angelo così, per modo di dire? Non so, signore, so che dovrebbe venire qui da me ed io l'aspetto. Ah. E intanto suono il mio violino nella speranza che egli possa ascoltarlo da lontano e mi raggiunga il prima possibile. Dovrebbe essere qui, da qualche parte. Le auguro di trovarlo presto il suo angelo. E speriamo che sia puntuale. Grazie, signori, grazie. Siete stati veramente squisiti. Arrivederla. 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 Ma chi è? Sembra un povero mendicante, poeta impazzito per la troppa poesia. Andiamo, vieni con me, andiamo. Ma dove andiamo? Andiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? Ecco, se n'è andato. E io rimango, come sempre. Tocca sempre a me. Accidenti. Ho una fame che la vedo. E dentro la mia pancia uno di quei putiferi, come se tutto il reggimento avesse dato fiato alle trombe. Sono passati 2 mesi da quando siamo partiti dalla capitale. Se li è ripuliti tutti l'amico, i suoi soldi durante il viaggio, e ce ne aveva abbastanza. No, signore, bisognava per forza fare il bello dappertutto. Osso, la camera, la migliore che ci sia. Osso, il pranzo, il migliore che ci sia. Poi si mette a giocare a carte ed eccolo là, bello e sbancato. Basterebbe che ci fossero dei soldi, perché la vita è scelta, politica, teatri, cani che ti ballano qua e là, insomma tutto quello che volete. Tutti ti parlano con delicatezza, non senti mai una parola sgarbata, tutti ti danno del voi. Qui invece è un vero supplizio. Un giorno mangi che è una vera bellezza e il giorno dopo manca poco che crepi dalla fame, come ora per esempio. E tutto questo perché? Perché lui non fa niente. Invece di andarsene a lavorare, un lavoro qualunque, che cosa fa? Se ne va a zonzo dappertutto, gioca a carte. L'oste ha detto che non ci dà più niente da mangiare se prima non si regolano i conti. Basterebbe anche una bella zuppa di cavoli in questo momento. Ho come l'impressione di poter mangiare il mondo intero. Ehi là! Ma Ma ti sei di nuovo sdraiato sul letto? Io? E per quale motivo mi dovevo sdraiare sul letto? Forse non ho mai visto un letto in vita mia? Ma non dire bugie, ma non lo vedi che è tutto arruffato? E invece sono qui dinanzi a te che pulisco. Puh. Ce n'è tabacco ancora? Ah, no, sono 4 giorni che è finito. Ascolta, vai giù. Giù dove? Giù dal locandiere, digli che mi portino la cena. Neanche per sogno ci vado. Ma come ti permetti di rifiutarti, imbecille? L'oste ha detto che non ci dà più niente da mangiare se prima non si regolano i conti. Dice andrò dal prefetto. Sono passate 2 settimane e ancora non mi pagate. Siete 2 truffatori e il tuo compare è un farabutto. Noi i filibustieri e gli scrocconi come voi li conosciamo bene. Ah, e tu ci godi, vero? Tu ci godi a sentirgli dire queste parole su di me. Dice farò subito una bella denuncia affinché vi portino prima in questura e poi in gattabuia. Ma che se lo prende il diavolo? Ma piuttosto lo sai che cosa ti dico? Che cosa mi dici? Lo sai che cosa ti dico? Cosa mi dici? Andiamo, vieni con me. Passa avanti tu che io ti seguo. Vieni, vieni, vieni con me. Sì, sì. Per una notizia spiacevolissima della massima importanza. Arriva un ispettore. Come un ispettore? Un ispettore dalla capitale, in incognito, capite? Oddio! E quel che è peggio, con istruzioni segrete. Accidenti! Santi Dio, e per di più con istruzioni segrete! Io quasi lo presentivo. Tutta la notte ho sognato 2 topi giganteschi, 2 topi fenomenali. Neri, di una grossezza esagerata, come non ne avevo visti mai. Mi guardavano con gli occhi fiammeggianti e i denti aguzzi. Lasciate che vi legga la lettera che ho ricevuto. Mi affretto a farti sapere che è giunto un funzionario con l'incarico di ispezionare tutto il dipartimento. Tutto il dipartimento? E il nostro distretto in particolare. In particolare? Io l'ho preso da persone degnissime di fede e di credibilità, benché egli si presenti come una persona qualunque. Siccome so che tu, come ognuno, hai qualche tuo peccatuccio da nascondere, poiché sei un uomo d'ingegno, ti consiglio di prendere qualche misura, perché egli può giungere in qualsiasi momento, se già non è giunto e alloggia in incognito da qualche parte. Dunque capite ora come stanno le cose? Cose fuori dal comune, semplicemente fuori dal comune. Ma perché, eccellenza Antonellis, perché queste cose? Perché deve venire un ispettore proprio qui da noi? Perché? Perché? Si vede che era scritto nel nostro destino. Fino ad oggi, per grazia di Dio, sono andato a ficcare il naso nelle altre città. Oggi tocca a noi. Io penso, Antonello Antonellis, che ci deve essere una causa sottile, più che politica. Sì, stanno mandando un ispettore per vedere se da qualche parte non vi sia corruzione, no, speculazione, no, o tradimento nei confronti dello Stato centrale. No! Il tradimento in una città come la nostra è che forse il confine. A muoversi di qui, anche a viaggiare per 3 mesi di fila, non si arriva in nessun paese del mondo. Ma il governo è venuto sottili, la s'allunga. Lunga o non lunga? Badate, io vi ho avvertito. Per quanto riguarda le cose mie ho già preso provvedimenti e perciò vi consiglio di fare altrettanto. Soprattutto a voi, Zanzarelli. Quel funzionario per prima cosa vorrà vedere gli istituti sanitari cui siete preposto e perciò fate che tutto si presenti in ordine. Che i camici e i berretti degli infermieri siano puliti e che i malati non abbiano l'aspetto da deportati come al solito. Si possono fare pulire i camici, le lenzuola, possiamo fare togliere i cumuli di spazzatura, possiamo fornire ai malati pigiami griffati ed elegantissimi. Non c'è problema, signor prefetto? Sì, sì, bene. E poi fate scrivere in capo ad ogni letto, in latino o in qualche altra dannata lingua, il nome di tutte le malattie, il nome dell'ammalato, chi è, quando si è ammalato. E poi fate in modo che nei corridoi non ci sia quella puzza di fumo da ammorbare. Quando fumate, apritele le finestre. E poi sarebbe anche meglio che ce ne fossero di meno ammalati, che altrimenti si potrebbe attribuire la cosa all'incuria, alla cattiva organizzazione, al menefreghismo o peggio ancora all'incapacità dei medici. Per quanto riguarda i trattamenti sanitari già abbiamo preso le nostre misure. Più ci si attiene alla natura e meglio è, e noi di medicine costose non ne usiamo. Bravo, bravo, bravo. L'uomo in fondo è un essere semplice. Se ha da morire, muore da sé. Se ha da guarire, guarisce pure da sé. Bravo. Bravo. Anche a voi, giudice Amos, consiglio di occuparvi di più del tribunale. Gli uscieri hanno messo su un allevamento di oche e galline con i pulcini e i paperottoli che si infilano dappertutto in mezzo ai piedi. Certo, mettere su una piccola economia domestica è sempre una cosa lodevole, ma in tribunale non credo che stia bene. Darò ordine di portarle subito tutti in cucina. Signore, vogliono pranzare con me? Per quanto riguarda poi quelle cose che nella lettera vengono indicate come peccatucci, io non ho nulla da aggiungere, poiché credo che non ci sia nessuno esente da peccato. Dottoressa Lakka Lukic, quale direttrice delle scuole, dovrete occuparvi in modo particolare degli insegnanti. Certo, sono persone istruite, ma hanno metodi didattici alquanto strani. E che ci posso fare io? E che siamo negli Stati Uniti democratici noi? Perché, dico io, perché si continuano a inculcare idee liberali e democratiche nella gioventù? Non è colpa mia se ora gli studenti interrogano e mettono i voti ai loro professori. E se sono interrogati, devono venire il giorno dopo accompagnati dai loro figli. Oh, che Dio ci preservi dal prestare servizio del ramo dell'istruzione. Devi temere di tutto e di più. Signori! Oh! Siete voi, Specchietto. Che succede? Spiegatemi un po'. Che funzionario viene? Ancora non sapete nulla? L'ho appena saputo da un impiegato dell'ufficio postale. E allora che ne pensate? Che ne penso? Che ci sarà la guerra coi turchi! Parola per parola quello che ho pensato anch'io. Ma che turchi e turchi? Ci saremo noi nei guai e non i turchi. E voi cosa ne pensate, eccellenza Antonellis? Io? Io non ho paura. Solo un pochino. È il popolo che mi preoccupa. Loro dicono che gli costo pazzalato. Ma ecco, se io ho messo le mani in tasca a qualcuno, se ho preso qualcosa alle casse dello Stato, giuro l'ho fatto davvero senza odio. Che c'entra infatti che debba venire qui da noi un ispettore? Sentite, Specchietto, non potremmo fare per il nostro bene comune che tutte le lettere che giacciono nel vostro ufficio postale in arrivo e in partenza voi le apriste e poi magari se non c'è niente si possono richiudere, si possono riappiccicare, del resto le lettere si possono consegnare anche così, aperte. Giusto, è vero. Questa è una cosa che io faccio da anni, non tanto per cautela quanto per curiosità. Io amo sapere quanto c'è di nuovo e segreto nel mondo. E ditemi, non avete sbirciato nulla circa un funzionario dalla capitale? No. Allora statemi a sentire, Specchietto, se vi capita sotto mano qualche delazione o qualche denunzia, insabbiatela senza tante cerimonie. Con grandissimo piacere! Certo che siamo proprio in un bruttissimo impiccio. Io quella maledettissima parola, in incognito, confitta qui, nella fronte, è come se all'improvviso dovesse spalancarsi la porta e paf! Ah! Babba Leo! Che paura che ci avete fatto! Un avvenimento prodigioso. Ma che cosa è successo? Una cosa impensabile. Parlate al cuore in gola. Parlate. Racconterò tutto con ordine. Ecco, mi reco alla locanda del Cioffi. Avevo un languorino allo stomaco e da stamattina che non mangio. Ecco, mentre ero alla locanda, un giovanotto dall'aspetto discreto e vestito in borghese se ne va passeggiando per la saletta, così su e giù. E aveva nel viso una tale pensosità, un comportamento, una fisionomia e dico qui gatta cicova. E qui gatta cicova. Qui gatta cicova. Già. Ecco, chiedo al locandiere, chi è quel giovanotto? Un funzionario. Oh, oddio! Viene dalla capitale. Dalla capitale! E si fa chiamare Cavaliere Celeste. Oh! È già la seconda settimana che sta qui, non parte, prende tutto a credito e non vuole cacciare un centesimo. Ecco, è lui, quel funzionario del quale avete avuto la notizia. L'ispettore! L'ispettore! È lui! Ecco, è un osservatore, ficcava il naso dappertutto, anche nel piatto mi ha guardato. Io sono stato preso da un tale panico. In che stanza è alloggiato? Al numero 5, nel sottoscala. La stessa stanza dove si picchiarono l'anno scorso quei due ufficiali della finanza di passaggio. Ed è molto che è qui? 2 settimane. Giunse il giorno di San Basilicò. 2 settimane. Il giorno di San Basilico. Il protettore dei funzionari di Stato. Lasciate che me la sbrighi io la faccenda. Ne ho avute di vicende difficili nella mia vita e me la sono sempre cavato. Avete detto che è giovane? Giovane. Tanto meglio. Allora, signori, ciascuno di voi prende i necessari provvedimenti. Per quanto mi riguarda me ne andrò da solo, in via privata, privatissima, come se facessi un giretto, e andrò a verificare che i viaggiatori non abbiano qualche motivo di scontento. Qui potrebbe succedere un grosso guaio. Ma di che cosa vi preoccupate voi? Quando avete fatto cambiare le lenzuola e le federe pulite ai malati, ma voi siete a posto. Ma c'è la prescrizione di dare a tutti brodo di vitello, invece per tutti i corridoi dell'ospedale c'è una puzza di sigarette, sudore e da ammorbare. Cosa faremo? Lasciate venire anche me, prefetto Antonellis. No, non è possibile, sarebbe imbarazzante. Mi accontenterò di guardare dal buco della serratura. No, già me l'immagino, quelle carogne dei commercianti, tutti pronti con le loro denunce in tasca. Babba Leo, curate piuttosto che tutte le strade che portano alla locanda siano pulite a dovere. Pronto, commissario? Sì, quel funzionario dalla capitale è arrivato. Voi che provvedimenti state prendendo? Fatto quel che avete detto. Ho mandato una squadra di uomini a spazzare il marciapiede e tutto il viale principale. E Desdemonio dov'è? È andato a farsi un giro col carro dei pompieri. E Pecorillo? È già ubriaco sin dal mattino. Come? Ieri è scoppiata una rissa fuori città. Pecorillo è andato per ristabilire l'ordine ed è tornato ubriaco, lui e tutti gli uomini in servizio. Commissario, statemi a sentire. Ecco quello che dovete fare. Il brigadiere Puglia, sì, quello alto, me lo mettete per bellezza al casello autostradale. Poi mi fate rimuovere tutta quella spazzatura e quelle palizzate da quei cantieri. Sì, più cantieri ci sono, anche per finta, più sembrerà che l'amministrazione è sempre al lavoro. E se per caso quel funzionario dovesse chiedere agli operai e agli impiegati se sono contenti, mi raccomando che rispondano contentissimi, eccellenza, perché se qualcuno sarà scontento, gliela farò vedere io poi la scontentezza. Signore, ti prego, fa che me la possa cavare e ti accenderò una candela di quelle che non ti ha mai acceso nessuno. Mezzo quintale di cera mi farò dare da quei furfanti dei commercianti. Andiamo. È tremenda la fame che ho, tremenda! Ho fatto anche una passeggiata per vedere se mi si smorzava l'appetito. Niente, l'appetito mi è aumentato. Ah, se non avessi fatto bisboccia ieri sera, avrei avuto i soldi per poter tornare a casa. In fondo sono stato seduto al tavolo da gioco appena un quarto d'ora e mi hanno sbancato del tutto. Che città miserabile, piena di parassiti e nulla facenti. E poi nulla ti danno a credito, non ti danno nulla. Ah, che fame. Questa è la più tremenda delle fami che abbia mai avuto in vita mia. Avanti. Ebbene? Ho portato il pranzo. L'hai portato? L'hai portato! Il padrone dice che è l'ultima volta che ci dà da mangiare. Ah, il padrone. Io gli sputo in testa al padrone. Cosa c'è di buono? Voilà, messie. Ma come? Solo questo? Solo questo. Ma che cafonata è questa? Ma tu ti dovevi rifiutare. E dovevi dire, è troppo poco. Il padrone dice che è anche troppo. E le salse, le verdurine, il pesce. Ma io credo che non ci sia persona al mondo che abbia mai mangiato una porcheria più porcheria di questa. Nulla facenti e scrocconi. Sono buoni solo a scroccare denari alla gente. Ecco. Ho sentito dire che è arrivato anche il prefetto. Il prefetto? Qui? Quella bestia di un locandiere deve già aver avuto il tempo di andare a denunciarci. E se ci portano davvero in prigione? Signori, vi porgo i miei ossequi. I miei rispetti. Vogliate perdonarmi? Oh, non c'è di che. In qualità di primo cittadino di questa efficientissima città, è mio dovere verificare che tutti i viaggiatori e i forestieri siano trattati bene. Ma cosa ci posso fare io? Cosa ci posso fare? Io pagherò, questo è certo, ma lui, il locandiere, è altrettanto colpevole. È altrettanto colpevole. Ci fa mangiare un manzo duro come una trave. Come una trave. Ci lascia morti di fame per giornate intere. Per giornate intere. Perdonatemi, nella mia città il manzo è sempre ottimo. Ma se qualcosa non va, posso suggerirvi di venire con me in altro alloggio? No, io lo so che cosa significa in un altro alloggio. Significa in prigione. Ma nemmeno se verrete con tutta la vostra guarnigione mi porterete lontano da qua. Io sono disposto ad andare fino al ministro della giustizia. Che cosa vi credete? Che cosa vi credete? No, vi prego, vi scongiuro, non mi rovinate. Ho una moglie, ho una figlia piccola da maritare. E che c'entro io? Voi avete una moglie e una figlia piccola e me ne devo andare in galera io. Ma comprendetelo, è stato per inesperienza, per insufficienza di mezzi e poi lo stipendio basta appena per i vizi. Ma tu guarda che tipo. Io pagherò, questo è certo, ma al momento non ho denari con me. Ah, ma se è per denaro posso darvi aiuto io, è mio dovere aiutare i viaggiatori. Allora, visto che è così, prestatemi... 200 pezzi basteranno, pagherò il locandiere. Ecco a voi, questi sono 200 precisi. Ma io vedo che siete una persona dai sentimenti nobilissimi. Si è preso il denaro, le cose si mettono bene, gliene ho fatti scivolare in mano 400 anziché 200. Ma accomodatevi, vi prego. Ah, dinanzi a voi resterò in piedi. Io devo dire, osso? Adesso osso. Vedo con chiarezza la schiettezza dei vostri sentimenti. Purtroppo prima pensavo foste venuto per... Siamo voluti passare qui dalla locanda a verificare di persona che tutto andasse per il meglio, poiché io non sono un prefetto come ce n'è tanti di quelli che non si occupano di nulla. Io ci tengo davvero che tutti i forastieri vengano trattati al meglio. Ma io ne sono felicissimo. Siamo felicissimi. Non le nascondo che non fosse stato per lei sarei rimasto qui per un pezzo, non sapevo proprio come fare a pagare. Posso osare chiedervi dove eravate diretti? Sì, presso una mia abitazione di campagna. Questa stanza è proprio umida, una stanzaccia. Ah, e certi cimici che mordono come i cani. Come i cani. C'è perfino troppo buio in questa stanza. Ah sì, c'è un buio pazzesco, non si vede niente. Io certe volte vorrei fare qualcosa, per esempio leggere, ma da quando il padrone ha preso a risparmiare sulla corrente elettrica non si può. Ecco, io avrei la sfacciataggine di... Di? Ecco, avrei a casa mia una bella stanza per voi. Per me? Per voi. Per voi. Per noi. Luminosa, tranquilla. Ma no, che dico? Lo capisco anch'io che non si può. Sarebbe troppo onore. Ma no, anzi, al contrario. Ma certo, mi scusi, io preferisco certamente andare a vivere in una casa privata piuttosto che in una locandaccia di terza categoria come questa. Ah, io ne sarò felicissimo e non potete immaginare quanto ne sarà felice mia moglie. Ecco, vede, io ho quest'uso, sin da bambino, proprio coltivo l'ospitalità, soprattutto se l'ospite è una persona colta, distinta e potente come voi. No, ma per cortesia, piuttosto vedo con chiarezza la nobiltà dei vostri sentimenti. E magari vorreste anche andare a vedere qualcuno dei nostri distretti, che ne so, quelli della sanità o quelli delle scuole. Ma non ci teniamo per niente. Marco, sì, ma anche per vedere quale ordine regna nella mia città, con quale profondità si insegnino le scienze di ogni tipo. Che poi, se ne aveste il desiderio, potremmo fare anche un giro in tribunale o al penitenziario. No, col tribunale e il penitenziario non ci abbiamo niente a che fare. Preferiamo sicuramente le scuole e gli istituti di sanità, sì. Preferite andare in taxi o mi fate l'onore di venire con me sulla mia auto blu prefettizia? Chiaramente preferisco l'auto blu. Babba Leo, non c'è più posto per voi sull'auto blu. Consegnate questa a mia moglie. Sciò! Ecco, prenderò accordi col vostro aiutante portaborse. L'aiutante, sì. Caro, porta tutti i bagagli a casa mia, a casa del prefetto. Tutti sapranno indicarti la strada, eh? Vi prego umilissimamente. Gentilissimo. Vi prego umilissimamente. cara, che stiamo aspettando? Tutto per colpa delle tue inutili smangerie e dei tuoi capricci. Ma via, mammina, fra un paio di minuti sapremo tutto. Sì, sì. Ah! Babba Leo, finalmente. E allora, com'è andata laggiù? È molto severo? E mio marito? Ho fatto una corsa per venire qua giù. I miei rispetti, signorina Maria. Buongiorno, Babba Leo. E allora, come vanno le cose laggiù? Ecco, vostro marito vi manda una lettera. Quindi è un generale dell'ispettorato? No, non è un generale dell'ispettorato, ma non è meno di un generale. Ha una grande conoscenza e dei modi di fare imponenti. E allora è sicuramente quello di cui hanno scritto e avvisato mio marito. In carne e ossa, sono stato io il primo a scoprirlo. Quindi raccontate. Beh, tutto è andato bene. All'inizio ci ha accolti un po' duramente, non voleva venire a casa e non voleva neanche finire in prigione per causa nostra, ma appena vostro marito è entrato in una conversazione più intima, ecco, tutto è andato bene. Ora stanno visitando insieme gli istituti di sanità e anche io ho avuto un po' di paura, sa? E voi che cosa avete da temere? Beh, sa, quando parla uno potente così ti senti tutto tremare. E allora com'è? È giovane vecchio, è giovane vecchio, è giovane vecchio. È più giovane di un vecchio, ma nello stesso tempo più vecchio di tanti altri giovani. Ma è bruno, biondo, è bruno, biondo, è bruno, è biondo. È bruno, ma anche un pochino biondo. Ma è bello, brutto, bello, ma brutto. Di una bellezza non avulsa, una qual disarmonia. Ma che dici? Ma come parli? Bello, bello, di sicuro è più bello che brutto. E allora, mi affretto di informarti, mia cara, che la mia situazione è stata assai critica. Però, confidando nella misericordia divina, credo che tutto andrà bene. Prepara al più presto una stanza per il nostro eccellentissimo ospite. Oddio, bisogna fare presto. Babba Leo, fatemi la carità di andare a prendere il vino dal bottaio. E bisogna preparare la stanza, Dio. E bisogna cambiare le lenzuola. E bisogna cambiare tutte le asciugamani. Io vado a vedere come vanno le ispezioni all'istituto di sanità, sì, e sì, poi sì, passo dal bottaio. Ah! Vieni qua, piccola mia. Adesso dobbiamo pensare alla nostra toilette. È uno della capitale, capisci? Oddio. Che facciano guardare ai visitatori di passaggio quanto di bello c'è nel vostro paese. Negli altri posti dove sono stato non mi hanno mai fatto vedere nulla. Nelle altre città, posso dirlo col vostro permesso, i capi e i gregari si occupano solo dei loro interessi. E quella colazioncina, e quella vodka, credo di aver mangiato e bevuto così tanto da non poterne più. Ma del resto è per cogliere i fiori del piacere che noi viviamo. Come si chiamava quel pesce? Baccalà. Prelibato. E dov'è che abbiamo fatto colazione? In ospedale, sì? All'istituto di sanità, per la precisione. Ah, ricordo. C'erano dei letti, sì, ma non mi è sembrato che ci fossero molti malati. Sono tutti guariti? Sono guariti quasi tutti. Ne saranno rimasti solamente una decina. Da quando ho preso la direzione io sembra impossibile, ma il malato non fa in tempo ad entrare in ospedale che è già guarito. Bravo. Compito assai spinoso è quello del capo di una città. ma rendendo grazie al cielo tutto va nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi. E non mi hanno mai dato onorificenze, né io ne voglio in parola. Certo sono cose che fanno piacere, ma davanti alla virtù e al senso del dovere verso gli altri tutto è polvere e vanità. Bravo, bravo. Ma dite, per caso in questa splendida cittadina non è che c'è qualche luogo di svago? Dico, qualche posto dove magari sia possibile giocare a carte? No! Io ce ne scansi da simili ritrovi, io non ho mai preso le carte in mano, non so neanche come ci si giochi con queste carte. Quel che dico io è, com'è possibile sprecare tempo prezioso a giocarci? Com'è possibile? Possibile? Ma magari tutto dipende dal lato in cui si guardano le cose, no? Oh! Ecco, mi permetto di presentarvi i membri della mia famiglia, mia moglie Anna e mia figlia Maria. Ma come sono lieto, signora, di fare in un certo qual modo la sua conoscenza. Vedere una persona come voi è per noi un piacere ancora più grande. Ma no, signora, il piacere più grande, mi creda, è tutto mio. Ma no! Oh! Voi lo dite per farci un complimento, ma vi prego, accomodatevi, Babba Leo. È già un onore immenso stare in piedi davanti a voi, signora. Ma se proprio me lo chiedete, mi siedo. Ma no! Troppo onore mi fate, io non lo merito. Ma perché non lo meritate, signora? Voi lo meritate. Beh, signori, vi prego, accomodatevi anche voi. No! Per il grado che ho resterò in piedi. Noi resteremo in piedi. Resteremo in piedi. Non datevi pena per noi, eccellenza. Ma vi prego, signori, vi prego. A me non piacciono le formalità. Anzi, io cerco sempre di passare inosservato. Ma è impossibile per me non farmi notare. Appena arrivo in qualche posto conosco subito un sacco di gente. Le attrici più carine le conosco tutte. Agli scrittori, i poeti. E spesso mi capita, quando sono in giro, di incontrare un poeta, uno scrittore, e allora ehi là, amico, ciao, come stai, vecchio mio? Allora voi scrivete anche? Abbastanza. Come deve essere bello fare lo scrittore. E pubblicherete sicuramente sulle riviste? Ah, certo, e correggo pure tutti gli scrittori, io li correggo. Non mi dite che Yuri è un'opera vostra. Yuri. Ah, sì, certo, è un'opera mia. L'avevo capito subito. Sulla copertina c'è scritto che è un'opera di Zagostini. Ah, sì. Ah, Zagostini, certo, ma c'è un altro Yuri, e quello è mio, originale. Ah, come è scritto bene. Che cosa? Ma il vostro romanzo, Yuri. Yuri, oggi giornie. Yuri, oggi giornie. Yuri, oggi giornie. Oggi giornie. Bravo! Signori, io lo confesso, vivo per la letteratura e di letteratura. È il mio unico vizio, la mia unica debolezza. Ma se doveste passare per la capitale, vi prego, signori, vi prego, favorite da me, favorite a casa mia. Io partecipo a tutti i ricevimenti e ogni tanto organizzo anche dei balli. Ah, immagino con quale gusto e sfarzo. Ogni giorno ce n'è uno diverso. Ogni tanto organizzo qualche partitina a carte con l'ambasciatore tedesco, il ministro degli esteri inglese, quello francese ed io. E lui! Ah, ma il bello è dare un occhio alla mia sala d'attesa. È tutto un pigia di conti e contesse, baroni e baronesse, principi e principesse, come un nugolo di calabroni. Ah, e tutti mi danno del vostra eccellenza, ma io chiaramente li invito con molta umiltà e molto semplicemente a chiamarmi soltanto eccellenza. Quando quando passo per i corridoi del Ministero. È tutto un fuggi-fuggi perché è un vero terremoto. Tutti hanno paura di me, tutti! Anche il Consiglio di Stato ho strapazzato io. Che cosa si crede? Che cosa si credono? Io non guardo in faccia a nessuno, io non guardo in faccia a nessuno, sono dovunque, dovunque, dovunque. Oh! Eccellenza, ma voi che c'è? Non vorreste riposarvi? C'è una camera pronta? Riposare sciocchezze, non si riposa mai! Io non riposo mai! Oh! Forse è meglio che segue il vostro consiglio. Benissimo. E andrò a riposare quella colazioncina e quella vodka. Sì. Fate attenzione. Yuri, oggi giorni. Ecce uomo. Ecco cos'è un uomo. In vita mia non ho mai visto un pezzo tanto grosso. C'è mancato poco che morisse dalla paura. E cosa ne pensate? Io penso che un ministro o un sottosegretario possa solamente allacciargli le scarpe. E avete sentito come è strapazzato il Consiglio di Stato? Presto andiamo a raccontarlo. E che succederà? Quando si sveglia e se farà un rapporto alla capitale? Sarebbe la fine! Oh, com'è bello! Si capisce subito che è uno della capitale, come comportarsi e quel certo non so che. Oh, che delizia, mi piacciono tanti ragazzi così, mi fanno impazzire. Maria, contieniti! Scusa, mamma. E comunque io gli sono piaciuta tantissimo, l'ho notato. Non facevo altro che guardarmi. Mamma, non è che guardava però! E perché avrebbe dovuto guardarti? Spiegami il perché avrebbe dovuto guardarti! Quando ha cominciato a parlare di letteratura, mi ha guardato in un modo. E dopo mi ha guardata ancora? Vabbè, forse una volta, tanto per dire su, diamo un'occhiata anche a quella lì. Abbiamo fatto un guai a farlo bere in quel modo. Quando uno è sbronzo tira fuori tutto. Quello che ha sul cuore ha sulla lingua. Certo, qualche bugia l'ha detta. Ma dico, come si fa a parlare senza dire qualche bugia? Quello gioca a carte coi ministri. Ah. Io non ho provato nessuna soggezione. Ho visto in lui soltanto un uomo colto, di mondo, di gran classe. Yuri, Yuri, o ciccione. Yuri, Yuri, o ciccione. Eccolo. Ah, eccoti. Che fa, dorme? Così così. Vieni qua, vieni qua. Allora, caro amico, come ti chiami? Osso. Amico Osso, ti hanno dato un buon pranzo? Sì, e come? Senti, è vero che dal tuo amico vengono principi, principesse? Osso, caro, quanto è carino il tuo amico. Ma com'è il tuo amico? Com'è? Basta con queste stupidaggini! Femmine. Com'è il tuo amico, eh? È severo? Gli piace dare qualche strigliatina oppure no? Ma lo sai che è una faccia veramente simpatica? Senti, ecco, queste sono per te, per le tue piccole spesucce. Vi ringrazio moltissimo. Osso caro, ma che bel nasino che è il tuo amico. Osso caro, io do un bacino a te così che tu lo possa dare a lui. Scusate. Andiamo. Andate via, pettegole! Guarda, sono tremende. Scommetto che se uno andasse dietro la loro porta ad origliare, dovrebbe turarsi le orecchie. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Certo che hai fatto una discreta dormita. Hai dormito per 6 ore di fila. Osso caro, ma l'hai visto come ci hanno accolto? Qua c'è da sistemarsi per bene. L'hai vista la moglie del prefetto? E la figlia? Resteremo qua a lungo. Ma che bel mestiere, fare l'ispettore. Oggi sono qua, domani siamo là. La 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 la. Me lo segui, signori. Ehi là, di nuovo voi. Si ricorda di me? Certo che mi ricordo. Ma che cosa fa? Seguo musica anch'io, in suo onore, in onore di quella grande persona che siete. Ah no, ma lasci perdere. Mi dica piuttosto, Ma poi trovato quell'angelo che stava aspettando? Purtroppo no, sto ancora aspettando. Ecco, bravo. Aspetti. Io sono venuto da lei, Eccellenza, per raccontarle la mia storia. Eh sì, però purtroppo non abbiamo tempo. In modo che lei capisca. Sì, ma non abbiamo tempo. In modo che lei capisca. Ho capito, però purtroppo non abbiamo tempo. È vero, signore, che lei è venuta in questa città per portare giustizia? Giustizia? E lei questo come lo sa? È vero oppure un imbroglio? Sì, è vero, però sono in incognito, non deve saperlo nessuno. Sono un impiegato comunale, senza più stipendio. Perché senza stipendio? Perché mi hanno dichiarato pazzo. Ah, questo mi dispiace. Posso fare qualcosa per lei? Dovrei solo raccontarle la mia storia. Vede, io non sono pazzo. Ah, sì, dicono tutti così. Dicono tutti così. Però, signore, mi creda, io adesso non ho tempo. Me la racconto un'altra volta. Un'altra volta. Ma non si preoccupi, avremo modo. Va bene, signori, vuol dire che la racconterò un'altra volta la mia storia. Comunque, grazie, signori, grazie. Siete stati veramente squisiti. Prego. Arrivederci. Arrivederla. Prego. Arrivederla. Qualcosa. E cosa precisamente? Beh, si sa cosa. Ungere? Beh, sì, magari ungere. Ma è pericoloso, è pericoloso. Io sono un uomo di Stato. Se comincia a gridare, magari ci può dare, non so, sotto forma di contributo da parte dell'amministrazione per l'erezione di qualche monumento. Potremmo dirgli, ecco, vedete, alla posta ci sono dei soldi e non si sa di chi sia, no? Badate che non abbia a spedire voi per posta in un posto assai lontano. Statemi a sentire, queste cose non si fanno così in una nazione che si rispetti. Ci si presenta ad uno, a quattro occhi, senza orecchie che sentano. Ecco come si fa in uno Stato che si rispetti. Giudice Amos, vada lei per me. No, meglio voi. E allora è meglio Lakka Lukic, educatrice della gioventù. Non posso, signori. Io vi confesso che quando una persona anche di un solo grado superiore al mio mi rivolge la parola, mi manca l'anima e la lingua si imbischia. Giudice Amos, al di fuori di voi non c'è nessun altro che possa farlo. Sì. Aiutateci voi. Aiutateci, giudice Amos. Giudice Amos, salvateci voi. Eccolo, vada, giudice. Ho l'onore di presentarmi giudice Amos, giudice del locale foro distrettuale. Ma prego, si accomodi. Grazie, io non mi accomodo mai. Allora mi accomodo io. Voi dunque siete il giudice di qui? Fui eletto giudice per volontà della nobiltà e degli amici politici per la durata di 3 anni. E sono in carica fino ad oggi, ne sono passate ben 30 di anni. Ah, ma mi dica, è una cosa che conviene fare il giudice? Ma che cosa ci avete in quella mano? Io? No, niente. Non in questa giudice, nell'altra. Niente. Signor giudice, nell'altra. Ma sono denari. Certo che sono denari. Sa, signor giudice, purtroppo mi è successo un fatto strano. In viaggio, per un motivo o per un altro, ho speso tutto quello che avevo. E magari, se non sa proprio cosa farne di quei denari, potrebbe darli a me in prestito. Ma certo, ma con grandissimo piacere. Oh, ma io la ringrazio moltissimo, del resto glieli tornerò immediatamente. Ma per carità, non è il caso, per me già è un onore così grande. Adesso se non voglio più disturbarvi, non lo so, importunarvi con la mia presenza. Se avete qualche disposizione da darmi... Disposizione? Dico qualche disposizione per il tribunale. Ah no, no, io non ho nulla a che spartire col tribunale. La ringrazio, signor giudice, la ringrazio. Yuri, la città è conquistata. Yuri, oggi giorni, prego. Yuri, oggi giorni. Ho l'onore di presentarmi. Specchietto, direttore delle poste. Specchietto! Si accomodi, prego. No, no, si accomodi, prego. Prego, si accomodi, Specchietto. Si accomodi, Specchietto. Mi piace questa città, mi piace davvero. Certo, non è la capitale. Solo nella capitale abbiamo il bon ton e soprattutto non ci sono paperi provinciali. Esattamente così. Perché anche in una cittadina come questa si può vivere felici, no? In fondo che cos'è che serve? Specchietto, cosa serve? Che ti amino, che ti rispettino sinceramente. Esattamente così. Specchietto. In viaggio mi è successo un fatto strano. Ho speso tutto quello che avevo, un motivo, un altro. Non è che magari si ritrova un 300 pezzi da darmi in prestito? Come no? Per me sarebbe una grandissima gioia. Sono pronto a servirla. Oh, ma io ne sono felicissimo, felicissimo. Non oso incomodarla oltre con la mia presenza. Ha qualche osservazione da fare circa la gestione dell'ufficio postale? Assolutamente nulla, nulla. Mi piace la gente così, mi piace. Ho l'onore di presentarmi. Laura Lakka Lukic in Lucentis, direttrice delle scuole. Oh, ma si accomodi. Si accomodi, la prego, venga. Venga, venga. Gradisce un sigaro? Sì. Prego. È un discreto sigaruccio, nulla di che. Eccole del fuoco. Ah, ma vedo che lei non è una fumatrice di sigaro. Io invece lo riconosco. Sono la mia unica debolezza. Ma anche per quanto riguarda il sesso debole, devo dire che non riesco a restare indifferente. Ma mi dica lei, com'è? Le piacciono più i biondi o i bruni? Ah, non me lo vuole dire. Scommetto che qualche biondina le ha già dato qualche grattacapo. Oh, guardala! È diventata tutta rossa! Sono presa dalla soggezione, vostra eminenza, vostra eccellenza, vostra altezza! In viaggio mi è successo un fatto strano. Per un motivo o per un altro ho speso tutto il denaro che avevo. Non è che magari si ritrova 300 pezzi da darmi in prestito? Ma ci mancherebbe che questa! Ci sono, ci sono! Ma io la ringrazio immensamente, immensamente. Non oso incomodarvi oltre con la mia presenza. Oh, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Piuttosto volesse intrattenersi qualche altro minutino? Arrivederci, arrivederci. Yuri. Ho l'onore di presentarmi, Zanzarelli, direttore della sanità. Ho avuto l'onore di accompagnarvi personalmente presso gli istituti sottoposti al mio controllo. Zanzarelli, Zanzarelli... Proprio io! Mi ricordo, Zanzarelli, la colazione e quella vodka. Posso dire solo questo, che faccio di tutto per compiere il mio dovere e lo faccio con zelo. Il direttore delle poste, invece, Specchietto, non fa assolutamente nulla. Tutto giace nella peggiore trascuratezza. Le spedizioni subiscono ritardi. Ma... E quell'altro, il giudice Amos, quello che è entrato per primo, è di una condotta morale pessima. Non fa altro che andare a caccia. Tiene persino i cani nel tribunale. E la direttrice delle scuole, Laura Lakka Lukic Lucentis. Io non capisco come il ministero abbia potuto affidarle un incarico simile. È una giacobina, inculca nei giovani principi sovversivi che non ci sono nemmeno parole per descriverlo. Adesso basta, non oso incomodarvi più con la mia presenza. Ma no, anzi, mi ha raccontato delle storie molto divertenti. Mi piacciono questo genere di storie, mi piacciono. Ebbene, io vado. Ah no, l'accompagno, si immagini. Piuttosto mi è successo un fatto strano. In viaggio ho speso tutto quello che avevo. Non è che magari si ritrova 300 pezzi da darmi in prestito? Ci sono. Grazie. Grazie. I miei omaggi. Arrivederla. Ho l'onore di presentarmi. Babba Leo, cittadino qualunque. Alle corte c'ha denari con sé? Denari? Sì, 1 migliaio di pezzi in prestito. Ma io una somma simile non ce l'ho. Vabbè, 1000 dicevo per dire, anche 100 andrebbero bene. Qui ho 40 pezzi. 40 pezzi, cerchi meglio. Altri 25. 25, 40, 25, 65, vabbè, 100, 65, la stessa cosa. Grazie, arrivederci. Vorrei chiedervi una preghiera. Prego, mi dica. Ecco, quando tornerete nella capitale, ditelo a tutti quei personaggi illustri che conoscete, senatori, ammiragli, attori, capitalisti, ecco, dite che là dove siete stato la vive Babba Leo, cittadino qualunque, ecco. Sarete servito sicuramente. Se vi capita di incontrare l'imperatore, ditelo anche a lui, la vive Babba Leo. Sarete servito, Babba Leo, grazie, arrivederci. Devono avermi scambiato per qualcun altro, un pezzo grosso direi. Certo, in questi giorni gliene ho buttato tanto di quel fumo negli occhi. Questi funzionari sono una massa di fessacchiotti. Quanti denari! Mamma mia, passano i 1000! Bisogna che scriva subito alla capitale. Immagino che qualcuno morirà da ridere. Yuri, oggi giorni. Yuri, oggi giorni. Yuri, oggi giorni. Allora, balordo, lo vedi come ci accolgono e come mi trattano? Sai cosa, compare? Cosa? Vattene via da qui. E perché? Lasciali perdere tutti quanti. Te la sei spassata per 2 giorni. Ce la siamo spassata per 2 giorni, ora basta, non si sa mai. Ma non ci penso nemmeno, sto così comodo, voglio restare almeno un altro paio di giorni. Andiamocene ora, ti dico, e alla svelta. È ovvio che questi ti hanno scambiato per qualcun altro. E quando si accorgeranno dell'equivoco, io e te, caro compare, saremo nei guai. Mi sa che hai ragione. E va bene, ce ne andiamo, ma prima porta questa lettera all'ufficio postale. Porta questa lettera all'ufficio postale. Immagino che chi la riceverà morirà da ridere. Sì, io porto questa lettera all'ufficio postale, ma nel frattempo preparo le valigie. Va bene, prepara le valigie. Non si può! Non si può! Non volete andare! È vietato entrare! È vietato entrare! Lasciateci entrare! Ma non si può, sta dormendo! Ma che cosa succede? Non entrare! Io porto questa lettera all'ufficio postale. Non potete entrare! Sta dormendo! Non si può! Silenzio! Che cosa c'è, mie care? Accetta la nostra supplica! E perché? Misericordia, signore, subiamo maltrattamenti del tutto ingiusti e senza ragione. Ma da parte di chi? Da parte del prefetto, dei suoi amici e dagli amici degli amici. Ma un prefetto così non si era mai visto! Si fa di quei torti da non potersi dire. Non si comporta da cristiano! Noi rispettiamo sempre le regole, ma lui no! Entra dappertutto, ovunque, prende e porta via senza pagare. Ma questo è un brigante, allora. Tutto quel che capita se lo piglia. Appena lo vedi devi nascondere tutto. Tutto quel che vede lui se la raffa. Ma questo è un furfante, allora. Di no, provaci. Manda a casa le forze dell'ordine. Ma allora per questo bisogna mandarlo in galera. Perché sia più lontano possibile. Se vi diamo dei regali, sì. In cambio del vostro aiuto. No, care, no. Non posso accettare regali. Ma cosa diversa sarebbe un prestito? Un prestito di 300 pezzi potrei pure accettarlo. Ma che 300? Anche 500, forse ne so io. È un prestito, non ho nulla da dire. Grazie care, grazie, grazie. Allora ditemi. Ditemi cosa posso fare per voi. Tu buona donna, cosa c'è? Quell'assassino ha fatto radere e ha fatto rasare a zero per capriccio la testa di mio marito. Ma Scarzone non poteva farlo per legge. È sposato. E allora come l'ha fatto? L'ha fatto quel Mascalzone. Vabbè, e tu per cosa c'è? Io sono venuta a lagnarmi del prefetto, sì. E perché? Perché mi ha fatto frustrare. Per 2 giorni non riuscivo neanche a sedere. Tu gli devi ordinare di pagare una multa. Lo farò. In questo momento qualche soldo ci farebbe comodo. Certo. Sì, va bene. Basta. Andate via. Andate via. Via che vi si porti il diavolo. Perché? Signorina, e perché ti sei spaventata così? No, non mi sono spaventata. Vi ho disturbato, vi stavate occupando di affari importanti. Ma i tuoi occhi sono più importanti di qualunque affare importante. Voi parlate al modo della capitale, preciso. E questo fazzolettino, come vorrei essere questo fazzolettino per poter stringere il tuo collo di giglio. Ma che strano tempo che c'è oggi, fa caldo e fa freddo allo stesso momento. E i tuoi labbruzzi sono meglio di questo caldo e di questo freddo. Oh, certo che dici certe cose. Ah, ma è meglio che io ti attesti subito, il mio amore. L'amore? Io non lo comprendo, l'amore. Come sarebbe bello poterti stringere tra le mie braccia. No, basta che sfacciataggine, questo è troppo. Perdonami, io l'ho fatto per amore, solo per amore. Ma per chi mi hai presa, scusa? Non ti adirare, sono in ginocchio, ti chiedo scusa in ginocchio, lo vedi? Ah! Che significa questo? Bambina, io te lo giuro che non ne sapevo nulla. Ma è fuori di qui, hai capito? Subito fuori! Lo confesso, sono rimasta un po' stupita. Signora, voi lo vedete, io soffro d'amore. Ma come, voi in ginocchio? Ma no! No! In ginocchio io voglio conoscere il mio destino, la vita o la morte. Ma scusate, io non ho capito ancora bene, ma voi mi state facendo una dichiarazione d'amore per mia figlia? No, non per vostra figlia, signora. Io sono innamorato di voi. Ah! Con le fiamme nel petto io chiedo la vostra mano, non la sua. Ma io sono una donna sposata. Non mi importa, l'amore non conosce distinzioni. Signora, io chiedo la vostra mano. Ah! E tu che vuoi? Bambina, io ti giuro che non ne sapevo nulla. Ma che dici? Ma che prendi, sciocchina? Signora, la prego umilissimamente, non deluda questo sentimento, benedica quest'amore costante. Ma allora è di lei che voi... Lo vedi, stupidina? Era per te che il nostro ospite si era messo in ginocchio quando tu sei entrata all'improvviso. Certo dovrei rifiutare per darti una bella lezione, perché tu non meriti tale felicità. Non lo farò più, bambina, te lo giuro, non lo farò proprio mai più, te certo. Lo giuro. Eccellenza! Vi scongiuro, eccellenza, non mi rovinate, vi scongiuro. Ma che cosa succede? Il popolo si è lamentato con vostra eccellenza, ma giuro sul mio onore che nemmeno la metà di quello che dicono è vero. Quella donna vi ha detto che io ho fatto radere suo marito, è lei che lo ha rasato a zero per averlo più virile. E quell'altra vi ha detto che l'ho fatta frustare, mente spudoratamente, è lei che si è frustrata da sola. Non le date ascolto. Antonello, su, calmati. Sai piuttosto quale onore ci dà il nostro eccellentissimo ospite. Che cosa? Mi ha chiesto la mano di nostra figlia. Che dici, pazza? Vuole sposarla. Hai sbattuto la testa da qualche parte. Eccellenza, non vi adirate, è così scema dalla nascita. Sua madre era tale e quale. Sì, effettivamente è così. Chiedo la sua mano. Perché? E sono innamorato. Ma non ci posso credere, eccellenza. È così, prefetto Antonellis, è così. Eccellenza, voi scherzate? No! Prefetto Antonellis, io non scherzo mai. Ma per me sarebbe troppo onore. Acconsentite, prefetto Antonellis, se non lo sa il diavolo, quello di cui io sono capace di fare. Sto sognando, eccellenza. Concedetemela! Concedetemela, prefetto Antonellis, perché io sono disposto a dare fondo alla mia vita adesso. Se mi sparerò! Ah! O se mi taglierò la testa col mio coltellino svizzero da me medesimo! Ah! Voi mi avrete sulla coscienza e andrete sotto processo e quindi in prigione per non avermelo impedito. Ma io sono intontito, non capisco. Benedicili! Sì, certo, che il Signore vi benedica. Oh, auguri, felicitazioni, auguri. Le valigie sono pronte. Ah sì, andiamo. Una cosa. Ma voi partite? Eh sì, parto. Ma avevate fatto voi stesso accenno alle nozze? Ah, ma questo? No, ma è solo per un giorno. Vado a trovare un mio vecchio zio per una questione di eredità, ma domani sarò di nuovo di ritorno. Allora non mi permetto di trattenervi nella speranza di un felice ritorno. La ringrazio moltissimo, prefetto Antonellis. Dico, vi occorrerà qualcosa per il viaggio? In che senso, mi scusi? Avevate detto di essere a corto di denari? No, ma no, lasci perdere. Ma dico davvero, un argent de poche? Beh, visto che è così... E allora me ne deste 200, anzi no, me ne deste 400, non vorrei fare che pensaste che approfitto del vostro errore. In buona fede, eccellenza. In buona fede, ci mancherebbe, quindi me ne deste 400 e facciamo altre 400 così siamo a 800 precise. Ecco a voi, eccellenza. Prefetto Antonellis, le garantisco che non sono mai stato ricevuto meglio in nessun altro posto. Grazie, prefetto, grazie. Addio, futura madre mia. Addio, amore mio. Vita mia. Anima mia. Anima mia, torna a casa tua. T'aspetterò, dovessi odiare queste mura. Basta. Addio. Arrivederci. Addio. Arrivederci. Eccellenza! Addio! Che ne dici, Anna? L'avresti creduta mai una cosa simile? Da semplice moglie di prefetto, tutto a un tratto. Ah, che grandi aquile che siamo diventati! Sì! Aquile d'alto volo! Sì! Ora te li condisco io ai commercianti. Carogne, lamentarsi di me a quel modo. Ah, voglio i nomi di tutti quelli che sono venuti a denunziarmi. Tutti devono sapere che Dio ha concesso questa onore al prefetto Antonellis, che lui sposa sua figlia. A un uomo che può tutto, tutto il contrario di tutto. Ah, lo griderò al popolo e mi vendicherò di loro. Suonate le campane a stormo. Anna, ma ora che faremo? Dove andremo ad abitare? Ma nella capitale, ovviamente. Non possiamo più restare qui, tra questi buzzurri. Noi siamo in alto adesso, molto in alto. Quanti in alto, mammina? Ma stai zitta, tu scema! E ci sarà da acchiapparsi qualche onorificenza. Quell'uomo in confidenza con tutti i ministri potrà facilmente farmi avere la nomina a cavaliere, o perché no, a commendatore. Che è molto possibile, caro, ma intanto tu devi pensare che i tuoi conoscenti non saranno più un giudice alle vacane o uno Zanzarelli. Piuttosto i tuoi conoscenti saranno personaggi dal comportamento raffinato. Raffinato. Gente di mondo. Gente di mondo. Stai zitta, tu scema! Insomma, là è tutto un altro genere di vita, sai? Ah, eccoli qua! Guarda chi c'è, i miei cari commercianti, come va? Siete andati a lamentarsi con vostra eccellenza? Sì, e che cosa ne avete ricavato? Speravate forse che mi avrebbe fatto arrestare? Ma lo sapete che quel funzionario davanti al quale mi avete svergognato ora sposa mia figlia? Ah, non lo sapevate? E ora cosa dite? Ora vi aggiusto io vi sputo sulla testa! Abbiamo sbagliato, prefetto Antonellis, abbiamo sbagliato! Il diavolo ci ha confusi! Giuriamo di non lamentarci mai più! Ecco, ora strisciate ai miei piedi! E perché? Perché sono io che ho avuto la meglio! Sono io che ho vinto! Non rovinarci! Non rovinarci! Non rovinarci! Beh, io non serbo rancore, io sposo mia figlia, un personaggio stellare. Ma non pensate di cavarvela con qualche botte di vino, qualche quintale di derrate alimentari. E ora via! Filate via! Dobbiamo fare presto, dobbiamo svignarcela alla svelta da qui. Ma tu non sarai un pochino paranoico, compare? Scappare, 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 sempre scappare. La mia vita è una continua fuga. Ora che pensavo di potermi mettere comodo... Non c'è tempo da perdere, ti dico. Ma perché? Lo so io, compare, lo so io e basta. E com'è che lo sai, intrigante? Hai forse una spia alle tue dipendenze? Me l'ha detto l'autore di questa commedia. Ah, e allora scappiamo. Vi saluto, signori. Ma voi sempre in giro siete? Sempre, vi stavo giusto cercando. Eh sì, ma noi stavamo giusto per partire. Dovrei raccontarvi ancora la mia storia. Ma noi... la sua storia. Eh sì, ma abbiamo una certa fretta di fuga. Di partire per un affare importantissimo. Ma lei, eccellenza, si ricorda che doveva portare giustizia in questa città? Si ricorda? La giustizia. La giustizia. Eh sì, mi ricordo. E allora deve ascoltare la mia storia. E allora parli. Ma in sintesi, se possibile, grazie. Vedete, signori, io ero un impiegato comunale, era un piccolo impiego, ma ero contento, avevo un lavoro, avevo una moglie ed anche un bambino. Il bambino però era sempre malato e triste. Stava seduto sul balcone di casa a guardare la campagna, la città. E soprattutto la piazza dove gli altri bambini si divertivano a giocare. Lui si divertiva proprio così, vedendo gli altri bambini giocare. Mio figlio era felice in quella casa perché da lassù poteva vedere gli altri bambini giocare. Io avevo comprato quella casa ed era l'unica cosa che possedevo. Un giorno però giunsero delle persone, due funzionari con due gendarmi, e mi notificarono che la mia casa era stata espropriata. Come espropriata? In che senso espropriata? Dovevano costruire una grande strada e la mia casa doveva essere demolita. La strada comunque poteva anche passare più in là, c'era tanto spazio, ma così avrebbe occupato i terreni di certa gente altolocata. E allora avevano deciso di spostarla un centinaio di metri indietro, proprio lì, dove c'era casa mia. Un'ingiustizia tremenda. E quindi così il suo bambino non avrebbe più avuto una casa dove poter vivere. E non poteva più guardare gli altri bambini che giocavano. Esatto. Dissero che quello era il progetto e non c'era più nulla da fare. Allora io denunciai i progettisti per falso tecnico e per corruzione. Non era giusto. Non potevano togliermi per la casa. Mi perseguitarono in tutti i modi, si procurarono false testimonianze nei miei confronti, mi denunciarono per calunnie ed infine mi fecero arrestare. Addirittura? Che razza di fedenti. Sì, 2 mesi di carcere e 6 di manicomio. Poi mi rimisero in libertà, ma non avevo più soldi. Mi pignorarono tutto, tagliarono luce ed acqua. Ed infine, 3 giorni prima del processo, mio figlio morì. E allora non mi rimase più nulla da difendere. Mio figlio era l'unico motivo di quella lotta. Ma un giorno dovrà pure accadere qualcosa in questa città che rimetta ordine e faccia un po' di giustizia. Non è vero, signore? Ma allora è per questo che andate in giro a cercare quest'angelo? Il mio angelo. Quasi dimenticavo. Bene, signori, adesso devo proprio andare. Non vorrei che il mio angelo passa di là o di là e proprio in questo momento non mi trova. Grazie signori, grazie. Siete stati veramente squisiti. Poveraccio. Andiamo, 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 prima che si accorgano delle guide. Ma stando alle voci che circolano, pare che vi sia capitata una straordinaria fortuna. Ho l'onore di complimentarmi con voi, signora Anna, piccola Maria. Ho l'onore di felicitarmi. Mi congratulo con voi, guarda che sorte, ho pensato che figliola fortunata, sì, ho detto proprio così, me ne rallegro. E ditemi un po', Antonellis, com'è stato lo svolgersi progressivo degli eventi? Lo svolgimento degli eventi è stato straordinario. Fu lui stesso a fare la proposta. Ma in un modo molto cortese e delicatissimo. È un uomo così ideale, educato, uno dei principi morali più nobili. E quando io volevo dire non osiamo credere a tanto onore, lui si è messo in ginocchio e non fate di me un uomo infelice. Acconsentite a corrispondere ai miei sentimenti, altrimenti porrò fine alla mia vita con la morte. Ha detto così, proprio così. Questo lo diceva parlando di me. Sì, anche di lei ha parlato, non lo nego, ma stai zitta tu. Ha detto che si sarebbe sparato o decapitato da sé medesimo. E dove si trova ora il nostro ragguardevole ospite? È andato via per un giorno per un affare della massima importanza. Della massima importanza, sì. Sì, è andato a trovare un vecchio zio molto ricco per avere la sua benedizione e per sapere a che punto è il testamento del vecchio. Ma domani stesso sarà di nuovo qui. Ah, noi bene, bene. Adesso abbiamo intenzione di trasferirci nella capitale, perché qui, lo confesso, c'è un'area un po' troppo... campagnola, ecco, sì. Campagnola. Noi ora andremo forse a vivere tutti insieme nella capitale. Sì! Signora! Oh! Che c'è? Una cosa incredibile. Ah, sì, sì, avete sentito dir bene. Mia figlia si sposa col divino ispettore. È vero, è vero. No, non è questo. Ah, no? Che cosa? Il funzionario che abbiamo scambiato per l'ispettore. Non è l'ispettore! Come non è l'ispettore? L'ho saputo da questa lettera. Ma che dite? Quale lettera? È una lettera che lui stesso stava inviando alla capitale. Io ho aperto per curiosare. Ma come avete avuto l'ardire? Come avete avuto l'ardire? Come avete avuto l'ardire? È stato più forte di me. Mi è presa una curiosità come mai in vita mia. Un fuoco mi è cominciato a scorrere nelle vene e quando l'ho aperta il ghiaccio mi... nella schiena dorsale e mi tremavano le mani. Ma come avete osato aprire la lettera di un così importante funzionario? Io vi faccio mettere agli arresti. E chi voi? Ma lo capite che quell'uomo sposerà mia figlia, che io stesso diventerò potentissimo? Io vi seppellisco sotto lo sterco dei vostri vitelli. Vi prego, signori, permettetemi di leggere, vi prego. No! Leggete, leggete. No! Leggete. Mi affretto a farti sapere quali prodigi mi stanno accadendo. Il locandiere stava per cacciarmi in prigione quando a un tratto... per la mia fisionomia capitolina, tutta la città mi ha scambiato per un ispettore del governo. Così adesso vivo in casa del prefetto. Corteggio sua moglie e sua figlia. Ah! Ma non mi sono ancora deciso con quale iniziare. Oddio! Ricordi i tempi in cui si viveva e mangiava a scrocco? Adesso è tutta un'altra cosa. Tutti mi danno denari in prestito, finché ne voglio. Sono dei fessi tremendi. Oh! Moriresti da ridere. Il prefetto ha l'intelligenza di... L'intelligenza di? Di un caprone. Ma non è possibile che ci sia scritto questo. Voi mentite. Leggete voi stesso. L'avete scritta voi. Ma perché avrei dovuto? Leggete. Il direttore delle poste invece è un brav'uomo. Leggo io. Il direttore delle poste è il ritratto preciso dell'ubriacone. Beve come una spugna. Il direttore della sanità, Zanzarelli, invece... Ma perché mi siete interrotto? Da te qua. Il direttore della sanità Zanzarelli è un vero maiale. Date qua. La direttrice delle scuole è impregnata di un fetore con tipo di cipolla. Il giudice Amos è un'esagerazione vivente, semplicemente ridicolo. Non è vero, non è vero. Inoltre tutta l'amministrazione prefettizia. Basta! A terra mi ha buttato. Completamente, mi si è annebbiata la vista, non capisco più nulla. Portatemelo qui, riportatemelo qui. Porco diavolo, 300 pezzi mi ha fregato, 300 pezzi. Anche a me. Anche a me. Anche a me. A me 65. Si è fidanzato con nostra figlia. Ha detto che tornerà. E se l'ha detto? Stai zitta tu. Sì, si è fidanzato. Lui con questi si è fidanzato. Ecco, guardate tutti devono vedere come hanno fatto festa il prefetto Antonellis. E questa storia si diffonderà. E non basterà che io diventi ridicolo, ma si troverà anche qualche imbrattacarte che ne scriverà una storia, o magari una commedia. È un regista canaglia che la porterà a teatro! Sì, a teatro! Sì, sì, sì! Stai zitta tu! Ecco la rabbia mia. Tutti si sganasceranno dal ridere e forse applaudiranno. L'ispettore giunto dalla capitale, per ordine del governo, esige che vi presentiate all'istante da lui. Lo troverete alla locanda. Grazie di essere stati così calorosamente affettuosi con noi. Necessito la lente, scusate. Sì. La compagnia teatrale ha fatto l'esordio stagionale, speriamo che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, magari lo sottolineiamo con un applauso. Grazie, grazie. Chiaramente tutto questo, se è possibile, ma questo lo sapete, grazie al lavoro di tantissime persone, molte delle quali meritano un ringraziamento specifico ed immediato, il numero uno, Rosario Minardi. Tutto il cast artistico di questo spettacolo, Paola Silvestro, Salvatrice Amelio, Virginia Alibrandi, Alibrandi, ho sbagliato, vabbè, questo lo sbaglierò sempre. Marco Silvestro, Salvo Maccarrone, Adele Nicotra, Gioacchino Santitto, Giada Zappulla, Manuela Antoci, Liliana, Dario Lo Giudice, Arianna, Pippo Lo Cicero, Gaetano Venuto, Elvira Piacenti e Giovanni Spada. E ci sono pure io. Ringraziamo il nostro scenografo, direttore artistico Gaetano Venuto, il tecnico delle luci e suoni Salvo Sipala, il service Danilo Auditore, Giuseppe Savoca per le foto, la GS Produzione per le riprese video, la grafica, le locandine, tutto il lavoro, manifesti eccetera, Salvo Maccarrone, il sito web grazie a Dario Lo Giudice, i nostri media partner, nello specifico Radio Empire che ci segue sempre con tanto affetto, e un ringraziamento grande ad Adolfo Ursino che sta al botteghino. Chiaramente ringraziamo il Cine Teatro Garibaldi e il suo direttore artistico Alfio Zappalà. E un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, l'Enoteca e Drink Shop Zibibbu, Autogroup Perticari, il Panificio Guidi, Polisano Spose, Ionia Carburanti, Alleanze di Gaetano Cristaldi, la pasticceria di Giuseppe Bellia, e non ultima la Banca Agricola Popolare di Ragusa, della quale oggi abbiamo il piacere di avere in sala con noi il dottor Michele Lanza, che ringraziamo con un applauso. Ultime comunicazioni, chiaramente il prossimo spettacolo che sarà a gennaio, sabato 27 e domenica 28, per la regia di Eugenio Patanea avremo il piacere di proporvi 2 atti unici, Lumie di Sicilia e L'altro figlio di Luigi Pirandello. E ultima cosa che vorrei dirvi, l'ultima, a Natale regala il teatro, un'altra volta sarà possibile fare un mini abbonamento per 4 spettacoli, che potrebbe essere un'ottima idea regalo per il prossimo Natale. Saranno chiaramente in cartellone i 4 spettacoli restanti e tutte le informazioni le trovate ai nostri contatti soliti, WhatsApp, social, personalmente, nella nostra sede. Grazie a tutti. Voucher messo in busta, chiaramente. Una bellissima idea regalo. Una bella idea regalo. A Natale regala teatro. Busta chiusa, chiaramente. Detto questo, gentilissimo, affettuosissimo, meravigliosissimo pubblico, grazie. Alla prossima.